Ci siamo? Allora, siamo ai piedi del Polavero. Girettino oggi in cui dovremmo anche beccare qualcun altro. Mamma mia, com'è saccagnato questo tornante. E dovremmo iniziare a prendere un po' più di confidenza. Fa ancora freschino, le strade non sono ancora bellissime. Questa strada qua, se fosse asfaltata decentemente, diventerebbe una pista, forse il motivo per cui non l'asfaltano decentemente. Questa è la parte più bella. Temperatura è interessante, è sottissima di natura, il pane è un po' freddo. E adesso siamo in direzione Lago d'Idro. Ancora umido. Oh, che spettacolo. Ed eccoci sul Lago d'Idro. Oh, e qui comincia la Val di Ledro. Ah, che bella. Che questa strada non è bella di più. Ah, abbiamo la prepista di furgoncino. No, c'è un ragazzo con la GT, grande. Spettacolo di strada, che spettacolo. Bella. Bellissima ragazzi, questa strada qua vale l'attesa, due ore di strada per arrivare qua, però vale veramente, vale. Bellissima, una delle strade più belle del mondo. Bello, questo è il punto più bello del secolo. E qui, oh, il Lago di Ledro. Mamma mia. Ci arriva in direzione Tenno. Arriva, mi sa che non la vedete, è là sotto. Adesso va verso Tenno, mangiare. Sale sul Bellino con il buon Cristiano e anche lui con bel Super Duke 2.0. Non l'ho mai fatto. Che strade, ragazzi. Se guardi questo video, se sei del Trentino, ti invidio, sappilo. Avete delle strade, dei posti incredibili. Da me la trazione tipica è la rotonda. Rotonda. Guardate qualche strada. Salita dopo un bel cervo in salmì, pericolosissimo. Wow. Thank you.
ritorno verso Brescia con Cristiano e il suo amico, che scusa ma mi ricordo il suo nome perché hanno memoria di M. Che bella che è questa strada, mamma mia, che bello, quanta gente che c'è in giro, che bello, che bello vedere così tanta gente. Questo punto mi è sempre piaciuto, mamma mia, guarda che roba, sembra un canyon americano. Che spettacolo. Questa bella S1000R RRS RBB, non so che cos'è. Che bestia, ragazzi. Siamo giunti alla fine del video, spero che vi sia piaciuto, noi ci vediamo nel prossimo e buona moto a tutti!